Vittoria, la DIA di Catania sequestra beni per 7 milioni e la famiglia Consalvo. Vittoria, sparatoria nell'area del mercato dei fiori, alla base una lite fra ventenni. Bloccati i fondi per l'aeroporto di Comiso, per la regione non è una priorità. Il distretto turistico pesca turismo a riga per promuovere la Sicilia. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. A Vittoria, dalle prime ore di questa mattina, la DIA di Catania ha sequestrato beni per 7 milioni alla famiglia Consalvo, tra beni immobili, veicoli e disponibilità bancarie. Aziende, villette, appartamenti con annessi posti auto e terreni agricoli ubicati a Vittoria e nella frazione marinara di Scoglitti. Autoveicoli e motocicli, nonché numerose disponibilità bancarie e finanziarie per un totale di oltre 7 milioni di euro. Nelle prime ore della mattinata odierna, personale della Direzione Investigativa Antimafia di Catania sta eseguendo il decreto di sequestro beni emesso dal Tribunale di Ragusa nei confronti di Giacomo Consalvo, 60 anni, originario di Vittoria e capo del nucleo familiare contiguo al clan mafioso dominante, aderente alla Stidda. Consalvo, pluripregiudicato e già sorvegliato speciale della Polizia di Stato con obbligo di soggiorno, titolare di una ditta di imballaggi per prodotti ortofrutticoli, era già stato tratto in arresto insieme ai due figli in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito della cosiddetta operazione Box, con l'accusa di avere imposto alle ditte operanti nel mercato ortofrutticolo di Vittoria l'acquisto di cassette e prodotti per l'imballaggio presso le proprie aziende, con l'aggravante del metodo mafioso. Gli approfonditi accertamenti patrimoniali, estesi anche al suo nucleo familiare, svolti dal personale della DIA, hanno ora consentito di constatare l'assenza di risorse lecite, idonee a giustificare gli investimenti e una rilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e i patrimoni posseduti. È così scattato il sequestro. E restiamo a Vittoria, dove si è verificata una sparatoria nella zona del mercato dei fiori. Alla base ci sarebbe una lite tra ventenni che le famiglie hanno cercato di vendicare. Una sparatoria a Vittoria intorno alle 19.30 di ieri. Alla base una lite da due giovani fidanzati che si è trasformata in una rissa familiare nella zona attigua al mercato dei fiori. La coppia di ventenni si frequentava da alcune settimane in un rapporto molto turbolento e violento. Domenica sera una lite era degenerata violentemente. La ragazza era tornata a casa col volto tumefatto. Alle richieste di spiegazioni dei genitori però lei aveva minimizzato, ma il padre è riuscito a sapere chi era il ragazzo autore di quelle lesioni e insieme a due parenti, individuata la lapidazione, sono andati a cercarlo a casa. Dopo alcuni minuti è stato il ragazzo, con due suoi parenti, a recarsi a casa della giovane. Sono partiti pugni e spintoni. Poi uno ha estratto un'arma, inseguendo due della controparte e sparando a braccio teso e ad altezza d'uomo. Uno di questi proiettili è finito sull'auto di una signora che stava passando in quel momento da quella strada. Nessun ferito fortunatamente, poi tutti si sono dileguati. La polizia però è riuscita a rintracciarli. Sono partite le perquisizioni domiciliari anche con unità cinofile antidroga e antiesplosivi della polizia di Catania. Sono state sequestrate numerose armi legalmente detenute dal padre della ragazza e la polizia scientifica ha eseguito rilievi e prelievi sui luoghi dell'evento. Sei sono le persone condotte in commissariato, quattro incensurati, due invece, rispettivamente zii del ragazzo e della ragazza, sono soggetti ben noti alla polizia. Dalle indagini emerge che è stato Giuseppe Russo, classe 60, già condannato per traffico di stupefacenti e arrestato per associazione a delinquere di tipo mafioso, ad aver esploso corpi d'arma da fuoco con l'intenzione di attingere il fidanzato della nipote e il fratello, che accortosi della pistola si sono dati alla fuga. All'alba Russo è stato tratto in arresto per tentato omicidio e porto illegale d'arma da sparo e condotto presso il carcere di Ragusa. Le indagini stanno continuando volte ad accertare ulteriori responsabilità penali e alla ricerca dell'arma utilizzata, una calibro 7.65. E ad Acate la Guardia di Finanza ha individuato un panificatore abusivo in pieno centro. La panificazione avveniva in pessime condizioni igienico-sanitarie e senza nessuna autorizzazione. I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno scoperto un forno abusivo nel pieno centro di Acate. Durante l'ispezione fiscale delle Fiamme Gialle, il titolare non è stato in grado di esibire l'idonea documentazione necessaria per l'esercizio dell'attività economica. Inoltre è stata contestata la mancata installazione del registratore di cassa, nonché di tutte le autorizzazioni e le certificazioni sanitarie richieste per la panificazione. Da ulteriori accertamenti è emerso anche che il soggetto era addirittura privo di partita IVA e sconosciuto al fisco.
Francesco. Tra l'altro l'intervento sul posto dei funzionari dell'ASP7 di Ragusa ha permesso di appurare che il pane era prodotto in condizioni igienico-sanitarie non conformi alla normativa. Pertanto si è proceduto al sequestro del locale e di tutte le attrezzature utilizzate per la produzione abusiva, al fine di impedire il reiterarsi della condotta illecita, ma soprattutto per la salvaguardia della salute pubblica. E a Modica, furto all'istituto alberghiero, rubati 4 PC portatili. Nella notte tra martedì e mercoledì, ignoti si sono introdotti da una finestra secondaria nell'istituto alberghiero Principi Grimaldi, precisamente nel distaccamento di via Salvatore Minardo, nella zona del polo commerciale. I ladri hanno asportato 4 computer portatili. Approfittando dell'oscurità, i malviventi hanno forzato una finestra, probabilmente chiusa male, ed hanno asportato i 4 computer che si trovavano all'interno delle apposite custodie. Hanno lasciato al loro posto, invece, i computer da tavolo di ultima generazione, forse perché più difficili da trasportare. La scoperta è stata fatta dai collaboratori scolastici all'apertura. Ora è stata presentata denuncia al commissariato di polizia, che ha avviato le indagini per cercare di far luce sul furto. E oggi nel piazzale antistante la sede del comando provinciale Carabinieri di Ragusa è stata celebrata in forma strettamente privata la cerimonia in ricordo dei caduti della strage di Nassiriya e della 7ª giornata del ricordo delle vittime militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. Durante la cerimonia, dinanzi al monumento dedicato ai caduti di Nassiriya, è stata deposta una corona d'alloro fornita dall'amministrazione comunale di Ragusa ed è stata letta la preghiera per la pace. E ora ci fermiamo per una pausa pubblicitaria. What do you mean? L'Agenzia Onoranze Funebri Assenza è un'azienda familiare che da 26 anni mette al tuo servizio tradizione, innovazione, onestà e trasparenza. Un servizio sempre puntuale e impeccabile, alla portata di tutti, mettendo a disposizione la propria professionalità con discrezione e affidabilità per l'estremo saluto al vostro caro. Assenza, Onoranze Funebri dal 1989 a Modica, in corso Sandro Pertini 60. 49esima campionaria nazionale. A Vittoria dal 7 al 15 novembre, Fiera Emaia. Tutte le novità provenienti dal mondo dell'auto e della meccanica agricola. Enogastronomia, arredamento, abbigliamento e accessori, tempo libero e fitness. E domenica 8 novembre, la tradizionale Fiera del Bestiame. 49esima campionaria nazionale. Dal 7 al 15 novembre, Fiera Emaia. Vittoria. Maggiori informazioni sul sito www.fieraemaia.com. Il ricordo dello storico massaggiatore del Modica, Pietro Scollo, verrà inaugurato sabato 14 novembre alle 16.30 alla Casa Museo. Proprio per tenere viva la memoria del loro congiunto, la famiglia ha deciso di allestire un piccolo museo nello studio dove zio Pietro era solito lavorare su muscoli, ossa, articolazioni di calciatori e non solo. A pian terreno della sua casa di via San Giuliano verranno esposte maglie storiche del Modica, ritagli di giornali e tutto quanto possa raccontare la sua straordinaria vita al servizio dei rossoblù. E sono stati bloccati i fondi per l'aeroporto di Comiso, la regione non lo ritiene prioritario. Nello Di Pasquale scrive a Crocetta. Niente fondi per l'aeroporto di Comiso, la regione non lo riterrebbe prioritario e ha deciso di non procedere col mandato di pagamento del finanziamento di 1.200.000 euro recentemente concesso. L'assessorato regionale agli enti locali ha infatti inviato una nota in cui asserisce che l'aeroporto di Comiso non può ricevere i fondi che erano stati resi disponibili in quanto adesso non sono ritenuti una priorità. Insorge il deputato regionale del Partito Democratico Nello Di Pasquale, che sottolinea come se non si interverranno
nel modo adeguato, il Pio La Torre rischierà di chiudere. Una scelta intollerabile, tuona il deputato, che ritiene le motivazioni della regione assurde. Di Pasquale continua chiedendo conto e ragione della scelta e chiedendo nomi e cognomi di chi ha deciso di non sostenere una struttura che il territorio ebleo, in generale la Sicilia del sud-est, ha atteso da anni e che tra l'altro sta dando buoni risultati. Il deputato del PD ha dunque deciso di scrivere urgentemente al presidente della regione, Rosario Crocetta, affinché si provveda subito a destinare all'aeroporto di Comiso quanto era stato previsto, cercando piuttosto di trovare anche ulteriori risorse per il futuro. Il presidente della regione deve aver chiaro che l'aeroporto rischia di chiudere se non si offre il giusto e annunciato sostegno, conclude Di Pasquale, e siccome non vogliamo che si crei un danno al territorio né che ci si renda ridicoli dinanzi all'Italia intera, invito lo stesso Crocetta a prodigarsi prima possibile affinché venga firmato il mandato per i fondi che erano stati previsti. Il servizio idrico a Ragusa sempre più nel caos, il circolo Rinascita Democratica chiede siano preservati i posti di lavoro. Il circolo Rinascita Democratica del PD di Ragusa esprime preoccupazione per la situazione del settore idrico cittadino e soprattutto per la sorte dei 39 lavoratori, cui posti di lavoro sarebbero messi a rischio dall'ultima proposta del progetto per la gestione annuale del servizio idrico comunale. Dal circolo sottolineano come l'amministrazione aveva garantito che nel nuovo bando per la gestione del servizio sarebbe stata assicurata la salvaguardia del personale preesistente, ma in realtà ora si sostiene che la tutela del personale deve essere armonizzabile alle esigenze della ditta o della società cooperativa aggiudicataria e questo potrebbe significare una riduzione dell'attuale livello occupazionale. Il circolo Rinascita Democratica, assieme ai consiglieri comunali Mario D'Asta e Mario Chiavola, propone un progetto organico di rivisitazione di tutto il settore idrico con una manutenzione straordinaria dell'intera rete per abbattere le perdite e gli sprechi che da anni si registrano e che hanno fatto diventare la città di Ragusa la prima in Sicilia per perdite idriche, con una percentuale record del 76%. Si chiede di programmare un sistema più aggiornato ed efficiente di controllo dei consumi affinché si abbia un servizio inappuntabile, senza sprechi e dove tutti paghino secondo l'effettivo e reale consumo. Fino ad ora, dicono ancora dal circolo Rinascita Democratica, questa amministrazione ha gestito l'ordinario, ma ciò non è più possibile. Non si può prorogare l'appalto con una spesa esorbitante senza risultato, così come ha fatto fino ad ora l'amministrazione grillina. La stessa autorità, guidata dal dottor Cantone, ha invitato l'amministrazione a seguire le procedure di legge e non concedere più proroghe. Il circolo Rinascita Democratica auspica e propone quindi un intervento radicale che affronti il problema e che lo risolva in modo definitivo. E i consiglieri comunali Mario D'Asta e Mario Chiavola porranno la questione in seno al Consiglio Comunale. E a Gela un anziano di ben 100 anni si riprende completamente dall'infarto e torna a casa. Una storia a lieto fine, quella che vede protagonista Francesco Borgese, classe 1915. L'uomo arrivato al grande traguardo di spegnere 100 candeline, il 3 novembre era stato ricoverato presso l'unità coronarica, retta dal primario Carmelo Tonelli del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele. Gli era stato riscontrato un infarto al cuore, una diagnosi che purtroppo si rivela fatale per molti più giovani di lui, ma Borgese, con tanta forza e tanta voglia di vivere, è riuscito a riprendersi ed è tornato a casa. L'equipe medica, composta dal cardiologo Claudio Sillitti, coadiuvato dal caposala Fabio Di Pasqua e dagli infermieri Giacomo Vella, Vincenzo Carrubba, Tiziana Marcini e Maurizio Ferrera, è riuscita a garantire una perfetta riabilitazione del centenario, anche grazie al calore dei figli rimasti sempre tra le corsie ospedaliere. Il distretto turistico Pesca, Turismo e Cultura del Mare è a riga per proporre pacchetti vacanze in Sicilia e per favorire gli incontri con gli operatori del settore. Prosegue l'azione di promozione avviata dal distretto turistico Pesca, Turismo e Cultura del Mare. Dopo aver rivolto le proprie iniziative in ambito territoriale con la valorizzazione del pescato, ma contemporaneamente anche dei luoghi delle città coinvolte dal progetto, si è infatti passati alla seconda fase, che ha previsto l'obiettivo di catturare l'attenzione anche da parte dei player del settore turistico. In quest'ottica si inserisce il workshop di presentazione in programma domani 13 novembre a Riga, in Lettonia, dove il distretto turistico
presieduto da Fabio Nicosia, sarà presente per proporre pacchetti vacanze in Sicilia e per favorire gli incontri con gli operatori del settore. Lo si farà nell'ambito del progetto Mare d'Europa. Si tratta di una delle iniziative che dimostra come, dotandosi per tempo di un'adeguata progettualità, sia possibile sfruttare bene i fondi europei, ha spiegato Fabio Nicosia, presidente del distretto turistico Pescaturismo e Cultura del Mare. La prima tappa di Mare d'Europa si è svolta a Praga, adesso c'è l'appuntamento a Riga e poi a seguire il 19 novembre a Sofia in Bulgaria, con un evento in collaborazione con la Camera di Commercio bulgara, e infine a Milano il 23 novembre. In Lettonia domani sarà presente anche Sebastiano Fulci, ambasciatore d'Italia. Il distretto turistico Pescaturismo e Cultura del Mare è l'unico distretto turistico siciliano che interviene sulle politiche legate al mare, che oggi rappresenta l'80% dei flussi turistici della Sicilia, stimati in 13 milioni di presenze. Bene, per oggi è tutto, questo era l'ultimo servizio. Io vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.